Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui con Captain of Industries. Un'altra puntata oggi, una secondo me se non è la penultima, ma poco ci manca perché comunque siamo quasi alla fine. Non ci manca tantissimo, abbiamo fatto gli impianti nucleari, due, ce ne manca uno, poi ci manca due o tre cose. Oggi andremo a... siamo passati alla produzione qui a grafite invece che a carbone. Infatti, qua il carbone adesso è diventato anche troppo. Vedete che anche qua i nastri sono quasi fermi perché utilizziamo pochissimo carbone. Ho tirato via anche un po' di lavoratori qui che non servono più. Ok, oggi andremo a fare finalmente la tomba lì, la capannina gigante, come si chiama, del capitano, che andremo a posizionare qui. Infatti stavo facendo spazio perché qui c'era un po' di cumulo di terra. Vediamo un po' come è messo. Manca vero vero poco poco poco, davvero poco. Tiriamo via questo e poi dobbiamo fare una sistemata qua perché c'è un po' troppo casino, non mi piace. Oltre al fatto che dobbiamo sistemarlo, dobbiamo fare una zona smistamento, voglio fare qui zona smistamento, perché tutto il materiale che mi arriva da qua sopra, che mi arriva da qui, che mi arriva da qua, nel momento in cui qua andiamo a tirar via della roba e non mi arriva dal carbone, comunque mi arrivava da qui. Comunque qua c'è una zona smistamento che poi da qui è collegato con questo per quanto riguarda i sassi, e poi se non sbaglio ci dovrebbe essere un altro collegamento anche con la terra che stiamo buttando qua, perché l'ultimo impianto nucleare che farò verrà messo qui. Vediamo un po' se riusciamo, ma penso proprio di sì. Ma oggi andiamo a fare finalmente questo qua. Ok, il tempio del faraone. Tempio del faraone che, ragazzi, ci vuole tanto di quel materiale. Vediamo un po' quanto devo giocare, perché voi magari lo vedrete in una puntatina. Vediamo un po' quanto ci vuole, anche perché si parte con 400 di rose e 3000 mattoni. Calcolate che io ne ho 4000 adesso. Poi ci vogliono 800 rose e 5000 mattoni. Poi abbiamo di nuovo bisogno di 1200 rossi e 6000 mattoni. Poi abbiamo bisogno di 16000 rossi e 8000 mattoni più 500 vetro. 2200 rossi, 10000 mattoni, 1000 vetro, poh. E 3000 quasi rossi, 11000 mattoni e 2000 vetro, più 2000 oro, ma l'oro non è un problema, ne abbiamo anche troppo. Ok, andiamo, intanto tiriamo via i nostri bagagli qui, che li mettiamo al lavoro. Come si è messi a sabbia? Dovremmo iniziarli a mettere a lavorare dove effettivamente tiriamo via un po' di sabbia, ed è qua. Meno per adesso. Sì, tiriamo via qui. Così qua lo tiriamo via. Una volta tirato via qui, allora io avevo pensato di fare, visto che qua ho la strada, andiamo a programmare un po' anche questo, perché la strada ancora dobbiamo farle. Volevo farlo in una di queste puntate qua, ma ho preferito prima fare questa. Qua c'è un'altra strada che faremo qui. E poi qua c'è un'altra strada che faremo fino a qui, che poi qua dobbiamo vedere un po' come impostarlo, no? Ok, la strada è questa. La mia cosa del capitano. Cosa del capitano che... dov'è? È qui. Oh, allora, io non l'ho mai montata. Speriamo che... La parte davanti effettivamente è questa. Così che volevo fare. Allora, facciamo così. Mettiamola qua, così lascio lì anche un po' di spazio. Ok. E questa è la prima base. Prima base che riusciamo a fare anche abbastanza veloce.
Nel frattempo io mi vado a smantellare questa cosa qua che non mi piace più. E possiamo già vedere un po' di quello che non... Allora, questo non mi serve, tutta questa roba qua non serve più. E per adesso no, non serve più manco questo. Che significa? Tiriamo via. Tiriamo via tutto quello che non serve, dai. Adesso andiamo a fare qualcosa di un po' più carino. Allora va, facciamo uno di questi e facciamo uno di questi qua, via. Via tutto, nel frattempo qua, come siamo messi? Arriveranno prima o dopo, dai. Anzi, no, facciamo una cosa, che questo facciamo una consegna veloce, tanto il materiale ce l'abbiamo, così vediamo la prima cosa, ma prima vorrei fare qua, così almeno questi si mettono in funzione. Ok, diciamo che da là sopra mi arrivano 1, 2, 3 prodotti più che mi arrivava. Allora, tiriamo via anche questa parte qui che non serve, tiriamo via anche questo che rompe. E tiriamo via anche sta roba. Anzi, no, facciamo una cosa. Tiriamo via fino a qui. E così. E poi facciamo uno di questi e uno di questi. Allora, la mia idea è di mettere uno di questi. Facciamo uno di questi con dove sono? Così e facciamo uno e siamo a due e poi un altro di questi 1 2. Ok, così abbiamo perfetto. Ok, e questi ne facciamo circa 4, così abbiamo 4 prodotti diversi. E li andiamo a mettere qui. Qui, qui va bene. Direi che comincio con questo. No, cominciamo con quello sotto. Ok, adesso possiamo fare quello sopra. Perché? Ok, allora, a questo punto questo riesco a collegarlo qua sotto adesso? Allora, vediamo. Ma oh, sì, così va bene. Ok, allora facciamo tutta questa parte qui. E qua mettiamo. Allora, direi che qua metto. Mettiamo qua terra. Aspetta, che devo fare anche questa parte qua. Inizialmente, secondo me, mi serve solo terra. Terra. Allora, terra qui. Terra e terra qui, no? Poi qua mettiamo sasso. Ok, e qua mettiamo che c'era, boh, non mi ricordo cosa c'era. Allora mettiamo dov'è? Scorie e scorie qui. Allora, qua sasso, qua abbiamo le scorie, qua abbiamo la terra. Ok, vediamo. Adesso dovrebbe arrivare il materiale. Questo è tutto terra. Qua abbiamo sia l'uno che l'altro. Ok, adesso funziona. E qua abbiamo terra, sasso e scorie. Nel momento in cui viene fuori qualcos'altro, andiamo a metterlo qui così che siamo a posto. Per adesso da qui arriva anche
un po' di quarzo. Il quarzo adesso non ce l'abbiamo da nessuna parte, andiamolo a mettere qua per adesso. Quarzo. Vabbè, stavolta mi faccio furbo, prima li scelgo e dopo li collego. Ops. Ok. Ok, ma qua, allora, da qui non dovrebbe arrivare più niente. Nel momento in cui finisce quello che c'è sul nastro, vediamo. Abbiamo solo sasso e terra. Nel momento in cui questo si svuota, siamo a posto. Quello che arriva da qui in base a quello che troviamo qua. Ok. E questo è a posto. Il nostro coso va qui. Allora, qui abbiamo un po'. Vediamo un po' come si è messi con. Nel momento in cui saranno pieni, poi vediamo. Allora, questo è pieno. Questo mettiamolo qua. Pieno. Pieno. Ehi, pieno. Ups. Pieno è. Scusa, qua cosa ci ho messo? Quarzo. Ancora. Ma che palle sta cosa. Ok. E qui dammi quando è pieno. Perfetto. Vediamo qua. Oh, la base è fatta. Vedete un po'? Abbiamo la base addirittura con i cosi qua. Vediamo dopo quando siamo alla prossima. Allora, miglioriamo anche qui. Ce li ho ancora i mattoni, sì. Allora, vi faccio vedere anche in velocità la seconda. Vediamo un po' cosa succede. Wow, abbiamo fatto il primo piano, cioè la base, il primo piano, abbiamo un ingresso qui, gli ingressi laterali, guardate un po', teniamo via sto, togliti, guardate ci sono le scale, primo piano, addirittura ci sono le scale che vanno su qui, fico, ok, cosa dei un'ancora gigante, adesso dobbiamo aspettare solo un po' che abbiamo il materiale e poi continueremo. Nel frattempo vedo un po' qua come si è messi. Ok, la roba arriva, questa entra, perfetto. Allora vediamo un po'. Qua va bene, qua va bene e qua. Qui abbiamo raggiunto il terzo stadio. Adesso dovremmo andare al quarto. Vediamo un po' piano piano, primo, secondo, terzo. Speriamo che non viene troppo piccolino, alla fine sembrava una cosa gigante, sta diventando un monolocale. Ma comunque, allora, vediamo un po' cosa ci vuole adesso. Ci vuole 2000 mattoni, 400 rossi e 500 vetro. Allora, facciamo una cosa, visto che mattoni effettivamente ce ne vogliono tantissimi. Facciamo una cosa, che andiamo a modificare la mia production qua sotto. Perché questi li avevo aumentati, ma non ho aumentato questi. Il che significa che dovrebbe essere qui. Mettiamo questo. Copiamo questo qua. E a differenza di questi, vediamo un po' che ne vuole 18 e 18. Sicuramente questi ne vorranno il doppio. 36. Ok, 36, che significa che devo modificare anche sta parte qua, perché così non funzionerebbe più. Adesso
Lo proviamo. Allora, via, 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 via. E via. A questo punto facciamo una cosa che cancelliamo tutto, visto che ci c'è tutto quello che devo metterli qua in un modo o nell'altro. Adesso facciamo uno di questi. Ok, intanto andiamo a mettere questi qua. Oh, adesso l'acqua non funziona. Tiriamo via. Così almeno. Ok, via. Però abbiamo questo. Ops. Ok. Lo sapevo. Ok. E poi facciamo questo. Facciamo questo e questo. Ok, funziona, sì. Ok. Questo già possiamo metterlo in funzione, così nel frattempo continua a lavorare. Ok. E qua dietro allora abbiamo bisogno di parecchio più roba, perché di questo ne deve arrivare 36. 36 per 6, quanto fa? Wow, 36 per 6 sono 216, che significa che abbiamo bisogno di questo 2. Mettiamolo per ora qua, poi vediamo. E sono questi che fanno la ghiaia. Ok, poi me ne serve uno di questi per le scorie. Scorie, questo qui. E poi mi servono questi che... Mettiamoli qua vicini. Ah. Allora, dobbiamo stare più o meno qua. Vediamo se ce la facciamo qui. Ok. Allora. Facciamo questo. Che continua fino... Possiamo fare così. Da qui qua. Allora, le scorie prima entrano qua. Poi se ne vanno di là. Prima mettiamo questo come ingresso. Un ingresso in uscita. Mettiamo questo. Direi che ci siamo, ok. Ok. Allora, questo è giusto, sì. Le priorità va da qui. Oh, mi sono dimenticato questo. Mettiamolo qua e mettiamolo qui, ok. Vanno in là. Allora, questo deve andare in là. Questo va in là? Sì. Ok, questi vanno bene. Vediamo. È già arrivato del materiale? Sì. Adesso poi lo sputa fuori di là. Questo cosa vuole? Allora, spento. Dai. Spento. Ok. E questo è uno. Poio. Ci devo portare più sassi. Allora, facciamo una cosa, che io questo quasi facciamo una cosa, aspetta, perché questo cosa fa? Il questo, e io con questo, mettiti in pausa,
con questo e questo, in un modo o nell'altro, adesso vedo come fare. E che cavolo? Questo secondo me va così. Zac, 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 così. Qua facciamo il grafite e da qua gli facciamo arrivare il materiale. Questo lo mettiamo qui. Direi che qui va bene. No, aspetta. Un po' più indietro perché ci devo mettere anche questo. Mettiamolo qua e questi li metto. No, aspetta, là devo uscire con quello. Direi che qua ci mettiamo questo. Ok. Allora, questo mettiamo qua o qua? Mettiamolo qua. Così che tanto per vengono fuori 60, possiamo fare anche uno di questi. Ok, e da qui ci ho 2, 72. Dobbiamo prendere uno di questi. Ok, e questo è a posto. Allora, poi qua ci devo far arrivare i gas di scarico di sto coso e ci devo far arrivare pure i... Allora, qua. Questi perché non lavorano? Ah, perché qua non è ancora arrivato il materiale, no? Ma adesso dovrebbe arrivare però piano, piano, piano. Questi. Ok, si sta mettendo a lavoro. E allora continuiamo qua. Devo far arrivare i gas di scarico questi e i gas di scarico questi. Allora, prima cosa, tiriamo via questo e questo che non serve più e manco questo. Via. Via, via, via. Poi facciamo. Dai. Uno, due e tre. Facciamo, stiamo un po' più in qua. Sì, facciamo questo. E aspetta, io ci devo far arrivare anche l'acqua che mi arriva di là. Il che significa che 1, 2, 3, posso stare anche qui. Allora, questo è il CO2 che io faccio arrivare direttamente qua. Ok, e questo è uno. Invece questo qui. Uno, due, tre. Adesso li faccio così e poi vedo. Non deve arrivare qua. Allora, ci deve arrivare l'acqua e poi siamo a posto, no? Ok, allora un attimo solo. Il vapore, in un modo o nell'altro lo devo far arrivare qui. No, aspetta, 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 aspetta. Che dobbiamo fare una cosa. Ci voglio le valvole di sfogo, metti caso che succede qualcosa, meglio andarla a mettere. Allora, facciamo una cosa, che una la mettiamo qui. E una me la metto qui. Ok, allora questa attacca qua e questa va qua. Così questo posso metterlo qui e questo posso metterlo qui. Ok, così che priorità va lì, mi serve solo l'acqua e il vapore che devo andare a mettere di là. Allora, vapore, come
Allora, andiamo a cancellare intanto un po' di roba che non serve più. Ok, facciamolo fino a qui, così che almeno da qui esce l'acqua. Ok, adesso vediamo come farlo qui. In un modo o nell'altro dobbiamo farlo. Allora, il vapore. Allora, l'acqua mi esce da qui. No, basta anche uno piccolo, tanto 1, 2, 3, 2. Ce la faccio con 2? No, devo andare a 3? Devo andare a 3. Allora andiamo a 3. No, questo forse a 3? Ok, e questa è l'acqua, il vapore, così evito di farmi arrivare tutti i gas di scarico dall'altro lato, me li faccio direttamente qui. Allora, questo non serve più a questo punto. Ok, via. Quanto vapore esce qui? 24. Allora, va bene anche questo. 1, 2, 3. Allora, aspetta, c'è. Devo fare questo qua. Ok, e si è attaccato. E poi devo fare 1, quant'è qua? 1, 2. No, là sotto. Ok, direi che va bene così. O no, fammi vedere. Sì, devo girare sta roba qua. Allora, questo va girato. Ancora in pausa, questo va girato, questo va girato e da qui andiamo in là, questi vanno in là. Ok, facciamo. Facciamo tutta questa roba. Adesso vediamo un po' come si è messi. Questo perché non lo fa? Costruischi e costruischi. Ho bisogno di mattoni. Mattoni che mi sgommano via. Aspetta. Questi adesso costruiscono poco qui. Non ci arriva l'acqua. Perché? Che è successo? Cos'è successo? Ok, adesso sì. Adesso sì. E questo funzionava anche prima. Ok. Solo che aspetta, 24 d'acqua va bene, vanno bene i piccolini, 24, 24, ok. Va bene, questo ha iniziato a funzionare, va bene. Ce l'ho i cosi? Sì. Allora, mettiamo un po' le priorità così che almeno lavoriamo bene. Questo va qua, questo va qua. Da qui esce ed entra qui. Da qui adesso lo colleghiamo di qua. Non so se metterci un magazzino. Anche piccolo. Tanto quanto ne escono? No, ne escono 6. Non sono tantissimi, però... No, questo... Ok, questo va bene. Questo si può fare, sì. T
mettiamo in pausa questo. Allora, da qui va ed entra qui. Da qui... No, dovrebbe essere a posto. Qui abbiamo girato questi. Vabbè, è il vetro pieno, mi sta bene. Questi invece, ok. Ah, allora, io ho il bagaglio che ho qui. Qua. Direi che facciamo uno di questi. Uno di questi. Andato troppo avanti. Questo va girato. Ok. Qua arrivano con la priorità entrata da qui, così che questi li sfruttiamo sempre. Sto coso qua adesso lo andiamo a togliere, così che gli faccio arrivare i sassi. Sono le scorie, i sassi in tempo proprio con un nastro, così che almeno sfruttiamo, perché qua dei sassi ce ne sono effettivamente tantissimi. Allora, i sassi vanno qua. Io per fargli arrivare lì come faccio? Non mettiamo il caso che metto un coso qua. Allora devo alzare quello e abbassarlo di nuovo di là. Ok, allora facciamo una cosa. Facciamo più o meno quello che abbiamo fatto qui. Tac. E poi vabbè, togliamolo tutto questo, dai. Via. Ok, allora fammi però pensare una coscia. Coscia che coscia? Mi serve uno di questi. No, allora questo lo devo tirare via. Via. Poi mi serve questo. Uno, due. Siamo ad altezza. Uno, due. Ok. Poi mi serve uno di questo, 1, 2, 3, che metteremo qua o qua. Ok, mettiamolo qui, aspetta. Allora, questo lo metto qui, da qua posso andare in là. Da qua però mi devo tornare ad abbassare, no? Solo che così ce la faccio, dovrei farcela. Allora, uno di questi che fa sto lavoro qui. Così. Vediamo. No, sì. Vabbè, ti metto questi due di questi qua. Uno qua. E uno qua. Uno, due, tre. E va verso qui. Che dopo adesso lo rifaccio. Vediamo se qua nel frattempo questo funziona. Almeno dovrebbe. Sassi finalmente arrivati, perfetto, almeno questo siamo a posto, così che c'è bisogno che glieli portiamo con i nostri camion, gli dobbiamo, su, dobbiamo tirare via solo le schlack, come chiamano, le scorie, qua c'è il calcare, ma questo gli arriva con il coso, la sabbia gli arriva con il nastro, perfetto, così questo siamo a posto. Questo gli arriva con il nastro, questo no, però la maggior parte della roba gli arriva con il nastro. Questo sì, lavora, non è che lavora tantissimo, però quello che viene fuori da qui sono 24. Andiamo a riciclare tutta l'acqua. Fa vedere qui, allora la priorità di uscita, no, priorità ingresso è questa. Poi arriva questa, priorità uscita non ne abbiamo perché qua esce. Oh, ho sbagliato. Potevo collegarmi anche qui, idiota, invece di collegarmi lì. Aspetta.
Sì, ormai è fatta, ma comunque potevamo fare anche così. Qua. Zac. Ha detto un po'. Devo fare anche così. E da qui. Sì, potevo accorgermene anche prima, ma ormai è andata. Ok, questo va, perfetto. Sì, tanto alla fine non è che cambiava chissà che cosa, però... Ok. Qua non è che si riempie poi facilmente, perché cosa manca qui adesso? Perché non lavorano? Questo manca sta cosa qui che adesso deve arrivare piano piano, dai. Oh no, aspetta, 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 che facciamo anche qua. No, aspetta, allora questo va bene. E questo va bene. Tanto questo è da 200 e qua ne viene fuori 144, e idem con patate qui. No, adesso sì. Ok. 48 qui e 48 qui, ma questo è pieno. Sì, perché comunque di questo me ne serviva 72. L'abbiamo fatto. Ok, allora vediamo se qui come si è messi con i mattoni, altrimenti... Mi sa che ci rivedremo. Oh, aspetta che spengo questo perché l'errore mi basta qui. Cioè, cosa mi basta qui? Qua siamo messi con 6,44. Me ne manca una bellezza di 1,4. Altrimenti se me li presto, come va? Allora, ma me li devo prestare poi tutti. Quante me ne posso prestare? 10.000 non me li dà. 5.000? Non me li dà. 4.800 secondo me è il massimo che mi dà. Vediamo. Sì, infatti, 4.800. Se faccio in 30 anni gliene devo dare 3,28 ogni anno. Io tutta questa produzione però, se non sbaglio, non ce l'ho. Andiamo a vedere qua. Io ho una produzione di 2,56. Calcolando che comunque un po' serve anche a me, io più di un 150 devo stare sotto i 100. Aspetta un attimo, questo quanto ne vuole adesso? Adesso ne vuole 2000 e al prossimo giro... Allora, noi siamo qua e ne vuole 2000. Perché mi dici 6? 5000. La prima botta 3000. 5000. 6000. Questa è terza cosa. Perché mi dà meno? 1, 2, 3 me ne dovrebbe fare, sì, cioè me ne dovrebbe chiedere 6.000. Perché ne vuole meno? Non ho capito io sto coso. Che non l'ho capita. Vabbè, mi posso prestare i 2.000, però poi dopo comunque li devo tornare indietro. Facciamo 2.000, tanto così che vediamo questa evoluzione e poi le altre evoluzioni le facciamo nella prossima puntata, così che almeno vediamo un po' di fare dei mattoni nostri.
Allora, quanto cavolo ci vuole ancora? Una vita ci vuole per... Oh, finalmente! Finalmente! Abbiamo messo anche un altro piano qui, dai. Per il prossimo giro vediamo quanto ci vuole. Prossimo giro ci vuole... 600 rossi, 2000 di mattoni e 500 di vetro. Adesso i mattoni ce l'abbiamo, 2007, vabbè. Ok? Però questo lo facciamo nella prossima puntata, addirittura vediamo se nella prossima puntata possiamo finire di farlo, perché comunque siamo 4 su... c'è la quinta e poi c'è la sesta. Secondo me è il totale 11.000 mattoni. Per arrivare qui ci vogliono 11.000 mattoni, calcolando che tipo 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, e alla fine ci vorranno 11.000 mattoni per questo. Altrimenti sarebbe una cosa esagerata. Ma comunque, adesso poi nella prossima puntata lo andiamo a vedere, tanto lo facciamo piano piano, e prossima puntata probabilmente andremo a fare anche qualcos'altro. Ci sono anche i porti più grandi che dobbiamo ampliarne qualcuno, e vediamo se nel frattempo viene fuori anche il nucleare, così andiamo a fare il nucleare 3, che qua abbiamo lo spazio. Vabbè ragazzi, ma questo però nella prossima puntata. Grazie a tutti per aver visto questa. Noi ci vediamo alla prossima. Salutone. Ciao.